Ben ritrovati, sono le 20 e 26 minuti, pronti a iniziare questa anteprima dell'incontro di calcio tra Vicenza e Salernitana. Buona serata da parte di Cesare Viero e buona serata da parte di Luisa Nicolico, il nostro grande ospite, prima dell'incontro di calcio, prima della linea, Corrado Ferretto e naturalmente a Giovanni Barcaro. Vai sì. Luisa, tutto allora, buonasera da casa Vicenza, in diretta come sempre nel prepartita, la Nerossi Vicenza Salernitana a fischio d'inizio alle 21. Terza giornata del campionato per il Vicenza, che ha saltato, è la quarta giornata ma la terza partita per il Lane, che ha saltato la sfida contro il Monza. Abbiamo il direttore generale Paolo Bedin, lo disturbiamo immediatamente, grazie per la disponibilità intanto. Tra l'altro voi non lo vedete, ma mascherina quella con la R bellissima, che tra l'altro è in vendita allo store ufficiale, giusto Paolo? Grazie per lo spot, sì, è in vendita al negozio ufficiale. Bellissima, no, perché ce lo chiedono in tanti, per quello precisato. E allora, la Nerossi Vicenza Salernitana, Vicenza che arriva dopo una doppia sosta, diciamo, quella del campionato e quella per la pausa forzata contro il Monza. La squadra come sta? Ma la squadra sta bene, speriamo che lo dimostri in campo questa sera. Abbiamo avuto, come dici tu, un lungo periodo dall'ultima partita causato dall'annullamento di Monza-Vicenza e quindi dobbiamo farci trovare pronti, perché abbiamo voglia di scendere in campo, abbiamo voglia di fare risultato e di cominciare a dare soddisfazioni ai nostri tifosi. E il tecnico ieri in conferenza stampa, mister Di Carlo, ha detto ci ha un po' rallentati dal punto di vista del ritmo che stavamo iniziando a prendere. Penso che dovremmo abituarci, nel senso che non voglio, diciamo, essere troppo pessimista, ma penso che dalla Serie A alla Serie C gli annullamenti, i rinvii delle gare causa positività di giocatori ci saranno, quindi dobbiamo essere psicologicamente pronti a sostenerli, dovremmo essere dal punto di vista organizzativo pronti a cambiare il nostro programma, perché sarà un anno difficile senza il pubblico, che ci penalizza più di altre squadre, lo dico a ragion veduta, perché il Menti è oggettivamente uno stadio complesso e difficile per le avversarie quando scendono qui, e sarà un anno difficile perché il programma potrebbe subire molte variazioni, però le sfide sono fatte per essere affrontate, quindi dovremo prepararci anche a questo. Senti, hai aperto un capitolo che io volevo appunto di cui volevo appunto parlare con te, che è proprio questo del fatto della mancanza del pubblico. La presenza è limitata ai 1000 posti, tra l'altro nei giorni scorsi c'è stato anche una sorta di appello del presidente Stefano Rosso, che ha invitato i tifosi mille ad esserci, perché contro il Pordenone si arrivava a poco meno di 500, e anche Mimmo Di Carlo ieri in conferenza stampa ha detto anche se sono 600 che vengano con la voglia di tifare, perché noi anche se sono solo 600 in campo li sentiamo, ne abbiamo bisogno. Lo faccio anch'io perché è palese, è evidente che il pubblico ci manca. Perché non spinge la squadra, perché non c'è, la squadra da sola cerca di fare tutto quello che è possibile, ma il Menti è diventato famoso nella storia proprio per questo, quindi che siano 1000 o quelli che saranno, perché mi rendo conto che in questo momento un po' la paura, un po' anche il fatto di avere un'atmosfera che non è quella di uno stadio caloroso, con l'atmosfera, diciamo, del pubblico, della curva, dell'incitamento, il non poterci abbracciare comporta una limitazione, però noi vorremmo che questi 1000 ci fossero sempre, fossero vocianti, e faremo anche noi magari ogni partita qualcosina in più per comunque aiutarli a venire e a supportare la squadra. Tra l'altro, oltre a un'assenza che pesa per la squadra, è un'assenza che pesa nelle casse della società, perché se ne è parlato anche sui giornali, io non so, ma l'avrete sicuramente fatto probabilmente un conto anche nello scorso campionato, quando ci si è fermati al 23 di febbraio dopo Cesena, quanto incide poi comunque? Se si va su questo tema, questa sarà una stagione terribile dal punto di vista economico-finanziario. Senza abbonati, senza biglietti. Perché i costi rimangono bene o male quelli, mentre i ricavi sia da biglietteria sia da sponsorizzazioni subiscono un decremento significativo, quindi è un momento difficile, va affrontato però con la consapevolezza che finirà, perché su questo dobbiamo essere fiduciosi, positivi, e quando finirà dobbiamo essere pronti a ripopolare il Menti e a tornare, insomma, a quelle che sono le dinamiche normali di una società sportiva.
sfida insidiosa quella di stasera, Salernitana che arriva al Menti dopo due vittorie a Verona e contro il Pisa 4-1 sabato, carica del primo posto in classifica insieme a Empoli Cittadella. Sì, però sfida insidiosa sabato a Ferrara contro la SPAL, sfida insidiosa in casa con il Pisa, questo è un campionato, ogni anno tutti quelli che parlano della Serie B dicono che è un campionato difficile, però quest'anno forse è veramente uno dei campionati più competitivi degli ultimi anni, io ho avuto la fortuna insomma per il mio lavoro precedente di farne tante di Serie B e di organizzarle pure e quindi direttore della Lega posso veramente immaginare che un campionato così sarebbe stato il campionato più competitivo che mi sarei trovato ad affrontare, perché veramente sono le quattro che sono venute su dalla C sono tutte grandi società con ambizioni e con quindi anche capacità di investimento. Le tre che sono scese dalla Serie A, Lecce, SPAL e Brescia, sono scese già con l'intento di ritornare su e quindi anche con un paracadute importante e investimenti sul mercato, e quelle che sono rimaste, visto che non me ne vogliono Benevento, Crotone e Spezia, ma le tre squadre che sono andate in A quest'anno non erano proprio, tranne Benevento, le favoritissime, sono rimaste squadre veramente molto competitive e molto importanti, quindi è un campionato dove ogni sabato avremo un'avversaria difficile. Si è parlato del possibile, della data del possibile recupero della partita con il Monza che è stata rinviata sabato scorso, si ipotizza un 4 novembre, è effettivamente così o ne state ancora parlando, immagino? Ne stiamo ancora parlando, ci sono varie ipotesi, il 3 e il 4 novembre è una di queste, la Lega ha l'obbligo di recuperarla il prima possibile, perché? Perché altri casi possono uscire, altri rinvii possono verificarsi e la cronologia delle gare deve essere rispettata. E quindi dobbiamo essere flessibili anche noi. Chiaro che è un tour de force di 6 partite consecutive, se sarà il 3 o il 4 sarà così, se sarà più in là vedremo, io penso che nel giro di qualche giorno avremo il comunicato della Lega. Potrebbe essere l'ipotesi di giocarla quando si fa il novembre, c'è una nuova sosta per le nazionali a metà mese, a giocarla in quel sabato in cui il campionato è fermo? Difficile perché è tanto in là nel tempo e quindi verrebbe violata questa regola di inserirla nella prima data utile, e poi è una data di nazionali e quindi ci sono un sacco di giocatori italiani e stranieri nelle nazionali A e nelle nazionali giovanili assenti, quindi è un'ipotesi, ma forse non è l'ipotesi più plausibile in questo momento. Ti chiedo un'ultimissima cosa, poi ti lascio andare. Vicenza adesso servono i 3 punti, serve la vittoria. Sì, Vicenza come tutte le squadre deve puntare a vincerle, perché il calcio moderno è questo, i 3 punti giustificano un atteggiamento sempre teso al massimo risultato, per di più in casa e per di più dopo due partite come quelle di Venezia e di Pordenone, dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, quindi questa sera ci proveremo assolutamente. L'obiettivo della stagione, come si è detto, la squadra guastafeste dalla parte sinistra della classifica? Ma mi piace un altro termine che è consolidamento. Noi siamo una squadra che ha fatto 2 stagioni in Lega Pro e il secondo anno si era data come obiettivo la promozione e l'abbiamo raggiunta. E adesso abbiamo bisogno di consolidarci in questa categoria, specie quest'anno che è così difficile, e penso che sia un percorso lungo ma costante quello che dobbiamo intraprendere, e quindi mi piace più il termine di consolidarci in una categoria che è una delle categorie che, insomma, che conosciamo bene nella nostra storia e che poi dovrà servirci insomma per altre idee. Si parla nel triennio della Serie A e quindi è l'obiettivo nel triennio, 3 anni. Beh, se ne parlate vuol dire che è corretto parlarne. Esatto. Ringraziamo Paolo Vedillo, lasciamo andare Paolo, grazie Bedillo, al grazie. Direttore generale della Nerossi Vicenza, lo lasciamo andare alle incombenze calcistiche di questa serata, perché manca pochissimo, siamo alle 20:36, alle esatto. 21, fischio d'inizio della sfida, la Nerossi Vicenza Salernitana, dicevamo prima, una Salernitana che arriva allo stadio Menti forte del pareggio alla prima giornata, ma soprattutto della vittoria a Verona contro il Chievo quando è spugnato lo stadio della formazione giallo-blu veronese, e poi sabato 4-1 al Pisa, quindi squadra di Castori, lanciata
lanciata in vetta alla classifica, squadra sicuramente ostica da affrontare. Ieri il tecnico Mimmo Di Carlo l'ha spiegato molto bene in conferenza stampa: formazione che ha nel DNA, ha detto l'allenatore del Vicenza, quella di scavalcare il centrocampo con Djuric, bravo di testa, bravissimo a prenderle tutte, ha detto il tecnico Di Carlo, e a spizzare poi per i compagni, e quindi saranno importanti le seconde palle, su cui Di Carlo ha molto battuto anche in allenamento con la squadra. Tra l'altro, a far coppia d'attacco insieme a Milan Djuric ci sarà Gennaro Tutino, che è un ex, anche se ha vestito maglia biancorossa, ma è stato una specie di, come dire, stella cadente che è passata e l'abbiamo vista, ma non l'abbiamo vista in campo perché, poverino, il giocatore Tutino è arrivato qui, che era giovanissimo, ha avuto un brutto infortunio, per cui è stato fuori quasi tutti i mesi in cui è rimasto in biancorosso, e poi è stato ceduto, per cui l'abbiamo visto veramente poco a Vicenza, però ce lo ricordiamo bene perché poi tra l'altro è diventato protagonista, ha fatto due gol anche sabato, quindi è uno dei pericoli numeri uno per quanto riguarda la Salernitana, che arriva stasera allo Stadio Menti. Salernitana che gioca con il 4-4-2 come la squadra di Mimmo Di Carlo. Tra l'altro stiamo aspettando Cesare Corrado Ferretto, che sì, vediamo, lo abbiamo visto passare, ma è andato a fare un compito che di solito faccio io, cioè quello di andare a caccia della formazione ufficiale, a sapere qualcosa, perché così forse riusciamo a dare la formazione ufficiale delle partite di stasera in anticipo, anche se ci sono pochi dubbi nella formazione biancorossa, perché il dubbio più grande era per quanto riguarda il centrocampo, perché ecco, sta arrivando Pontisso, Rigoni e Cinelli a giocarsi una maglia nel centrocampo biancorosso. Ecco, Corrado Ferretto, ti abbiamo preannunciato, caro Corrado, come stai? In missione speciale a recuperare le formazioni, perché di solito io riesco a rubarle, ma stasera il team manager, io sono sempre stupito da voi, dalla passione che avete, che qualcosa di eccezionale. Mi è sfuggito Andrea Basso, per cui non sono riuscita a recuperare. Si conosce vagamente. Vagamente. Quando faccio la trasmissione con lui il mercoledì, evito sempre di dire da quanti anni ci conosciamo, perché sì, sennò... è una brutta figura. Esatto. Allora, Corrado, beh, hai recuperato la formazione ufficiale, quindi immagino che tu l'abbia già vista. Ci sono variazioni rispetto alla formazione annunciata? Mi pare di no, a leggerla così velocemente. No, è tutto come avevamo anticipato. Intanto saluto Cesare, che è un piacere. Grazie, Corrado. Non possiamo darci la mano. Lo vedo il mercoledì. Però grazie. Lo vedo in splendida forma. Ma sono sempre uguale, non cambio mai. No, dicevo che non ci sono novità assolutamente rispetto a quanto avevamo annunciato nei giorni scorsi. Era una formazione, diciamo, abbastanza annunciata, non ci sono state sorprese, per cui diciamo che c'è molta attesa stasera per vedere Jalo contro la sua ex squadra. Credo che sia un po' la sua partita, dovrebbe essere molto facile per lui avere grandi stimoli, grande determinazione, grande voglia, grande diciamo anche un po' di riscatto, perché insomma sappiamo che a Salerno non era ben visto, c'erano stati problemi con la tifoseria, poi lui si era scusato dopo il gesto, dopo una partita, però poi ha detto che l'avevano anche offeso per il colore della pelle, insomma c'era stato un rapporto non facilissimo. Sì, ecco, questi motivi, insomma, per lui sarà sicuramente una partita molto sentita, e quindi di solito quando un giocatore ha grandi motivazioni poi ne esce sempre una grande prestazione, e noi ovviamente ce lo auguriamo. Per quanto riguarda il suo partner, si era capito insomma, diciamo che già sabato negli allenamenti di Capovilla che poteva essere Marotta, e quindi vediamo adesso quello che riusciranno a fare. Per quanto riguarda il resto, la difesa era un po' annunciata, con Beruato che sta facendo bene, quindi insomma si è meritato la conferma, e in mezzo al campo gli esterni Dalmonte, Van de Putte, poi Rigoni, che ci auguriamo possa ripetere l'ottima prestazione contro il Pordenone, e che Pontisso possa crescere come nelle sue grandi possibilità. Tra l'altro anche Dalmonte ci teneva a far bene, ci terrà a far bene, come tutta la squadra peraltro, perché incontra il suo ex mister Castori, che ha avuto a Cesena, che ha avuto anche a Trapani, che l'avrebbe voluto a Salerno, ma noi siamo contenti, visto l'avvio di campionato che ha avuto Nicola Dalmonte, che si è a vestire maglia biancorossa, se lo ricordiamo è in prestito dal Genoa. Non è stato facile, come ci ha raccontato mercoledì scorso il direttore sportivo Magalini, che è stato ai nostri microfoni per circa un'oretta, sì, nel cuore, gli abbiamo chiesto di tutto di più,
e ci ha raccontato anche le difficoltà, però Dalmonte ha avuto un buon inizio di campionato, quindi speriamo che possa continuare così. Nella Salernitana 4-4-2 anche per la formazione di Castori, dicevo prima di Gennaro Tutino che qui è stato sfortunato, brutto infortunio, e quindi l'abbiamo praticamente una sorta di meteora perché non l'abbiamo visto davvero sul campo con Djuric. Per il resto mi sembra che anche nella Salernitana non ci siano grosse novità per quanto riguarda la formazione. Guarda, è una formazione che rispecchia, almeno per quando si è visto in queste prime partite, l'indole, l'atteggiamento, il calcio di Castori, che è un calcio che poi è sempre molto difficile da affrontare. Sono squadre sempre molto rognose, che è un aggettivo magari non bello da sentire, ma che rispecchia perfettamente la squadra della Salernitana, che gioca molto chiusa, molto coperta, con un centrocampo molto forte, con un Tacchio che è un giocatore ovunque, con grande fisicità, grande piede, grande abilità, giocatori che poi Castori si è portato come fedelissimi, come Kubicic, e poi davanti, come dicevi tu, questo Tutino che tra l'altro ha iniziato benissimo il campionato, grandissima anche adattabilità a questo gioco, vicino a un gigante come Djuric che gli fa la spalla, che gli libera gli spazi, e la Salernitana ha fatto 7 punti in queste prime 3 giornate proprio giocando in questo modo. Sì, di cosa ti aspetti dal Vicenza? Vicenza che invece ha saltato, prima ne parlavamo con Paolo Bedin, ha saltato la partita con il Monza, sconfitta Venezia, in cui dovrebbe avrebbe essere meritato, bello carico. Eh sì, in cui avrebbe meritato un po' di più, e col Pordenone probabilmente con il pubblico avrebbero vinto 2-1 dopo aver pareggiato la partita. Però insomma, una prestazione comunque positiva. Stasera sarà difficile, il mister ieri ha detto vogliamo i primi 3 punti, la prima vittoria del torneo. Ma sai meglio di me che quando, voglio dire, inizia un campionato, la prima vittoria è sempre un aiuto, uno sblocco, una situazione che ti porta poi a giocare con più serenità. Invece quando non arriva, non dico che hai un po' l'ansia, perché insomma il campionato è talmente lungo che non è troppo presto per dirlo, però insomma è chiaro che è una cosa che cerchi di volere a tutti i costi. Ecco, diciamo che avendo anche una partita in meno e vedersi in fondo alla classifica è un po' così, e quindi sai, una vittoria come sempre in Serie B sappiamo molto bene ti porta a scalare parecchie posizioni, ed è questo che un po' tutti si augura. Non sarà facile come dicevo prima, però questa squadra ha i mezzi per potercela fare. Ti chiedo un'ultimissima cosa, ne parlavamo in questi giorni, ha fatto anche un appello il presidente Stefano Rosso sabato della serie, possono entrare solo 1000 tifosi, ma li aspettiamo che vengano, perché per quanto pochi, l'ha detto anche il tecnico ieri, si fanno sentire, a noi abbiamo bisogno dell'apporto dei tifosi. Ma sai, hai detto tutto praticamente tu anche prima, insomma sarà un cambiato un po' particolare, perché insomma soprattutto in stadi come quelli di Vicenza il pubblico è fondamentale, e insomma anche la scelta di un po' tutte le tifoserie ultra d'Italia, tutte le curve diciamo d'Italia, di o tutti o nessuno, assolutamente ha una sua logica, perché insomma non si capisce poi in certe piazze chi dovrebbe entrare e chi no. È normale che da questo punto di vista, insomma, come dicevi tu, quando abbiamo partite come quella col Pordenone che magari vai sotto poi rimonti e il pubblico potrebbe darti quella spinta fondamentale per cercare di vincere la partita, e non c'è, che è normale che insomma soprattutto a Vicenza manchi qualcosa. Allora, per quanto mi riguarda, noi ci fermiamo qui. Corrado va in postazione. Corrado lo lasciamo andare in postazione. E per quanto ci riguarda è davvero tutto da casa Vicenza, ovviamente adesso ci fermiamo, però poi la linea va direttamente a Corrado Ferretto e Giovanni Barcaro. 21 fischio d'inizio, a dirigere sarà l'arbitro Iluzzi di Molfetta. Per quanto riguarda il Vicenza l'abbiamo detto, 4-4-2, non ci sono sorprese, Lami, Giallo e Marotta davanti, e per il resto la formazione annunciata con Rigoni e Pontisso. Cinelli va in panchina. Grazie a tutti, rimanete con noi di Stella FM, radio ufficiale del Vicenza Calcio, ci risentiamo domani sera.